A 20 anni di distanza dalla fine della Grande Guerra, l'Europa è nuovamente sotto scacco delle armi e della devastazione. Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale, scatenata dalla volontà di dominio della Germania hitleriana, alleata col regime di Mussolini. La guerra termina nel 1945 con la sconfitta del nazifascismo e la vittoria degli alleati. In Italia e in Trentino si festeggia la nascita della nuova Repubblica Italiana e seppur nelle difficoltà del primo dopoguerra, riprendono anche le attività culturali interrotte dal conflitto. Gli effetti della Seconda Guerra Mondiale si fanno sentire naturalmente anche sull'attività della Società di Studi Trentini. Gli anni 1944 e 1945 sono infatti gli unici due per i quali non uscirà la rivista della società. Società che al momento della ripresa della propria attività, dopo la fine della guerra, si troverà anche in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Questo tra l'altro uno dei motivi per i quali ci sarà la scissione della rivista di studi naturali, che uscirà affiliata solamente al Museo Tridentino di Scienze Naturali e non più anche alla Società di Studi Trentini. Nel dopoguerra il fronte dei vari partiti che si erano per forza di cose unificati per contrastare il nazifascismo inizia a sfaldarsi, lasciando lo spazio a delle forti contrapposizioni, soprattutto fra Democrazia Cristiana, che è il partito maggioritario, e sinistra. Ma nella Società di Studi Trentini vediamo che anche fra cattolici e liberali, laici in genere, cominciano a nascere delle frizioni. Alcuni settori degli studiosi cattolici manifestano dei malumori e quasi una voglia di scissione, un tornare a una rivista di storia ed arte sacra. È un'idea che però non viene accolta dalla maggioranza degli studiosi cattolici, tra i quali possiamo ricordare Renato Lunelli, studioso di musicologia, e Giulio Benedetto Emert, che era il direttore della rivista da fine anni 30 e lo sarà fino alla morte nel 1971, e quindi garantirà una continuità più che decennale alla rivista. La cosa interessante è che i protagonisti di questo primo rinnovato quinquennio di attività della società sono gli stessi dell'epoca, diciamo così, della sua fondazione. Francesco Menestrina, che in quel momento anche autorevolissimo collaboratore del Centro Studi Autonomia, e poi Pietro Pedrotti. Ecco, quindi un ritorno al passato, possiamo dire, che prelude poi al quindicennio un po' più grigio delle presidenze deboli dei vari provveditori agli studi. Dalla relazione del presidente Francesco Menestrina all'Assemblea di Studi Trentini tenutasi il 15 maggio del 1947. V'è motivo a sperare che la crisi, prodotta dalle convulsioni della guerra, sia passeggera. Io sono il più vecchio fra i cultori di storia trentina. Ho lavorato nella Tridentum con Cesare Battisti. Ho fondato con Gino Onestingel le pubblicazioni di Procultura. Ho dato quel che potevo alla società vostra. Ora conviene cedere il posto a persona capace di riprendere e mantenere il contatto con le nuove generazioni. Tra il 1951 e il 1954, i presidenti della Società di Studi Trentini che seguono provengono dal mondo della scuola. Sono presidi o provveditori agli studi, come Giuseppe Dalrì, Enrico Quaresima ed Ezio Brutti. Negli anni 50 gli intellettuali sono ancora gli insegnanti, i professori di liceo, una ristretta elite culturale che ha un accesso privilegiato all'istruzione, mentre la maggior parte dei trentini possiede soltanto la licenza elementare. La scuola negli anni 50 è contrassegnata da un forte immobilismo. È ancora una scuola elementare, è una scuola popolare, il 90% dei trentini ha soltanto la licenza elementare. Solo il 3% ha un diploma e solo il 0,7% ha una laurea. Quindi la classe dirigente, la classe intellettuale
è uno strato sottilissimo della società ed è formato sostanzialmente da professori di scuola. La seconda caratteristica della scuola trentina è quella relativa al controllo clericale. È una scuola, insomma, che ha un rapporto diretto e fortissimo con il clero trentino. Non solo il clero è dentro nella scuola e ne condiziona lo sviluppo, ma il clero ha delle proprie istituzioni scolastiche. Pensiamo al liceo del seminario minore e ancora meglio all'arcivescovile. La scuola dell'arcivescovile è forse il ginnasio liceo più frequentato dai trentini ed è il luogo della formazione della classe dirigente democristiana. Tutto cambia con la riforma della scuola media, quella del 62, che introduce anche nel Trentino una dinamica assolutamente sconosciuta. Arrivano dall'esterno professori laureati, c'è l'esigenza di smuovere questa scuola così immobile, c'è una nuova classe anche di politici, pensiamo a Kessler, insomma, che pensa alla presenza dell'università, che progetta delle nuove scuole di valle e tutto poi cambierà. Negli anni 60 si inizia a respirare un'aria di rinnovamento sociale e culturale anche all'interno della Chiesa Cattolica e il Concilio Vaticano II porta alla luce questo nuovo spirito d'apertura. In Trentino uno dei suoi interpreti è Monsignor Igino Rogger, socio di Studi Trentini e dal 1955 componente della direzione della società, studioso di storia della Chiesa, animatore e organizzatore culturale di rilievo, Igino Rogger contribuisce, tra le altre cose, al percorso di revisione del culto di San Simonino, un culto religioso nato alla fine del 400 a Trento come espressione del pregiudizio e delle persecuzioni nei confronti degli ebrei, in questo caso accusati ingiustamente dell'omicidio rituale di un bambino. Monsignor Rogger ha avuto una fondamentale importanza nella vicenda dell'abolizione del culto, ma più in generale nel rinnovamento della Chiesa trentina negli anni 60. Nell'abolizione del culto il suo ruolo è stato fondamentale a partire dalla voce dedicata a Simone da Trento e pubblicata nella Biblioteca Sant'Orma. In quel momento il concilio si era già concluso e anche il culto locale del Simonino era stato abolito per il tramite della rimozione delle reliquie che si trovavano nella chiesa di San Pietro. L'abolizione del culto è contemporanea e contestuale alla pubblicazione in concilio, durante il Concilio Vaticano II, esattamente il 28 ottobre del 1965, della dichiarazione che è conosciuta con il suo incipit, con le parole iniziali, Nostra Aetate, ma che ha un contenuto che è già nel suo titolo, dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, quindi non solo gli ebrei ma anche i musulmani e ogni altra religione verso la quale la Chiesa dichiara di avere rispetto. La dichiarazione è di fondamentale importanza perché conferma un principio basilare, quello della comune origine di tutti gli uomini, che è la negazione di ogni forma di razzismo e di discriminazione. E infatti la dichiarazione, che fu votata a stragrande maggioranza dai padri conciliari, è il documento più importante della Chiesa sulla necessità di combattere per i cristiani ogni forma di discriminazione, non solo razziale, ma politica e religiosa. La Società di Studi Trentini è in quegli anni espressione del sodalizio dei vertici delle istituzioni culturali del territorio. Pensiamo ad esempio a Monsignor Rogger, uno dei fondatori dell'Istituto Storico Italo-Germanico e dell'Istituto di Scienze Religiose, da lui diretto fino al 1997. Oppure, un altro esempio importante è quello di Albino Casetti, che sarà vicepresidente della Società di Studi Trentini dal 1974 al 1980. Fino
Fabiano Casetti può essere considerato una sorta di nume tutelare degli archivi trentini, in favore dei quali spese l'intera vita professionale. Entrato in servizio nel 1940 presso l'archivio di Stato di Trento, ne fu direttore dal 52 al 68, affrontando nel corso della sua carriera anche momenti difficili ed emergenze drammatiche, come il forzato trasferimento dei fondi durante la Seconda Guerra Mondiale e l'alluvione del 1966. Fu poi a capo della neo istituita soprintendenza archivistica per il Trentino Alto Adige dal 63 al 73, anno del suo pensionamento. Socio di Studi Trentini, pubblicò sulla rivista e nelle collane della società numerosi contributi di argomento storico-archivistico basati sulla profonda conoscenza del patrimonio documentario trentino. Ma una è l'opera per cui è principalmente ricordato, e cioè la Guida storico-archivistica del Trentino, pubblicata nel 1961 e frutto di lunghi anni di studio e di faticose dirette rilevazioni sul campo. Concepita come guida territoriale, essa descrive oltre 1000 archivi, grandi e piccoli, sparsi sul territorio dell'intera provincia di Trento e prodotti da soggetti pubblici e privati, comuni, ex comuni, curazie, parrocchie, enti ecclesiastici, notai, scuole, famiglie, uffici giudiziari. L'impostazione geografica si traduce in un elenco di centri abitati per ciascuno dei quali vengono riportati i fondi archivistici originariamente lì prodotti e collocati, con l'eventuale indicazione della nuova sede nei casi molto frequenti di spostamenti successivi dovuti alle più diverse ragioni. Ogni nucleo documentario è introdotto da una breve sintesi storico-istituzionale utile sia per l'individuazione e il reperimento delle carte sia per la corretta fruizione della fonte. Segue infine una bibliografia che attinge alla tradizione storiografica trentina a partire dall'Ottocento. Quindi la guida offre a tutti coloro che a vario titolo si occupano di archivi una visione d'insieme completa, precisa e autorevole, a tutt'oggi imprescindibile, del patrimonio documentario trentino. I vertici delle istituzioni culturali e il mondo ufficiale della cultura vedono impegnati nei posti di preminenza quasi esclusivamente uomini. Unica eccezione, Bice Rizzi, molto attiva nella rivista Studi Trentini, che guida il Museo del Risorgimento fin dalla sua fondazione nel 1923 fino agli anni 70. Inizialmente assunta come segretaria, Bice Rizzi dovrà aspettare quasi 30 anni prima di veder riconosciuto formalmente il suo ruolo di direttrice. Solo nel 1951, infatti, verrà istituita tale carica anche per il Museo del Risorgimento. Ma per conoscere meglio la sua storia, dobbiamo prima fare un passo indietro e tornare alla Prima Guerra Mondiale, quando il suo destino sembrava segnato, e non per il meglio. Nel maggio del 1915 l'Italia entra in guerra e l'Austria mette in moto una serie di repressioni nei confronti di quei trentini che sono sospettati, che sono conosciuti per essere di sentimenti irredentistici e quindi poco affidabili o se non pericolosi dal punto di vista della sicurezza dello Stato, dal punto di vista politico. 2000 di questi trentini finiranno nel campo di internamento di Katzenau all'interno dell'impero asburgico, ma per alcuni trentini sarà molto più pesante, nel senso che verranno accusati di spionaggio, di alto tradimento, e quindi per loro c'è il processo. Fra questi ultimi c'è appunto Bice Rizzi. Il fatto di aver partecipato a Firenze a delle manifestazioni, ad aver frequentato un certo ambiente, ad aver poi scritto delle corrispondenze il cui contenuto potrebbe essere sospetto di spionaggio, fa sì che venga arrestata, condotta nelle carceri del castello, interrogata per lunghi mesi e poi nel gennaio del 1916 viene condannata a morte per impiccagione, pena che poi viene commutata in 10 anni di carcere duro, che sconta in una prigione femminile a Wiener Neudorf, vicino a Vienna.
La fine della guerra e quindi la sua liberazione fa sì che, rientrando a Trento, diventi una sorta di simbolo femminile della lotta di trentini nei confronti dell'impero austro-ungarico e anche vittima dei soprusi asburgici. E quindi il comune, soprattutto la legione trentina, nel giro di pochi anni, nel 1923, le affidano la guida del neocostituito Museo del Risorgimento. Il Museo del Risorgimento trova sede presso il Castello del Buon Consiglio di Trento, lo stesso castello in cui, durante la Grande Guerra, Bice Rizzi era stata imprigionata e accusata dalle autorità austriache. La vede ora tornare al termine del conflitto, non più come prigioniera, ma come guida del museo, al quale dedicherà praticamente tutta la sua vita. Per il museo Bice Rizzi svolge un lavoro costante e certosino per raccogliere ogni memoria che sia utile per raccontare appunto il Trentino irredento e il cammino del Trentino verso l'Italia. Questo lo fa coinvolgendo tantissime persone, raccogliendo testimonianze, documentazioni e oggetti nel neocostituito Museo del Risorgimento. I temi che lei vuole documentare sono quelli delle invasioni napoleoniche del Trentino, ma poi soprattutto quello delle lotte ottocentesche, come appunto la partecipazione alle guerre di indipendenza dei trentini, fino a giungere alla Prima Guerra Mondiale, che per lei è la guerra di liberazione e la guerra che porta a compimento il Risorgimento italiano. Proseguirà questa stessa attività anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, raccogliendo appunto documentazione sul conflitto e sulla resistenza. La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche è stata, nel corso della sua storia, espressione di un'elite culturale di studiosi ed intellettuali che hanno interpretato in modi differenti il lavoro culturale, in una tensione diversamente risolta tra studio erudito e urgenze del presente. Negli anni 60, con la presidenza di Umberto Corsini, si inaugura una nuova fase di rilancio del ruolo di primo piano della storia e della ricerca, riscoprendo la passione civile e politica che ne è il motore, pur tenendo ben saldo il rigore del metodo di ricerca. Nel 1965 diventa presidente della Società di Studi Trentini una figura particolarmente autorevole, quella di Umberto Corsini, esponente liberale, è stato nella giunta, assessore, ma diciamo rappresenta poi nel Consiglio Provinciale una figura di alta levatura intellettuale e contemporaneamente influente sulla politica che si sta facendo. E nello stesso tempo uno studioso affermato, anche se arriva agli studi storici non giovanissimo, diventa sempre di più uno dei personaggi più importanti di questo tipo di lavoro culturale e di ricerca. Corsini è uno studioso particolarmente attento a temi di storia, chiamiamola così, vicina, di storia contemporanea che preme sul presente. Quindi si trova ad orientare anche la società fortemente in questa direzione. Si può dire che in quegli anni la società e la sua rivista si occupano molto di una storia che è quella ancora connessa con gli eventi che si stanno svolgendo. Si occupa dell'annessione del Trentino all'Italia, si occupa dei dibattiti su questo nell'Italia liberale, si occupa della rottura che si viene a determinare con l'avvento del fascismo, si occupa del problema dell'autonomia e delle autonomie e del rapporto con lo Stato, si occupa della questione altoatesina in quegli anni nella sua fase calda e nello stesso tempo però vicina allo scioglimento positivo nel nuovo statuto di autonomia e nella acquisizione di una piena autonomia da parte del Sud Tirolo e contemporaneamente reciprocamente del Trentino. Umberto Corsini è profondamente convinto del ruolo civile e di interesse pubblico che svolge la Società di Studi Trentini nello studio e nella divulgazione della storia. È proprio questo, fin dalla fondazione della società,
che motiva studiose e studiosi a mettere a disposizione della collettività le loro competenze e le loro energie a titolo volontario. Il ruolo della Società di Studi Trentini in quegli anni, credo, vada visto soprattutto in questa dimensione di storia politica. In questo senso, credo, costituendo una notevole differenza rispetto ad una posizione più mediata, più distante dal presente che caratterizzava la storia della società fin lì. Quindi Studi Trentini, come la conosciamo, è fortemente caratterizzata da questo interesse per la storia politica, per la storia contemporanea, per i suoi nessi col presente, con una grande attenzione metodologica a far sì che questo non provochi, come dire, un vassallaggio della storia alla politica o comunque una distorsione nel esercitare il mestiere proprio dello storico. Sono questi gli anni in cui si mettono le basi per grandi mutamenti sociali e culturali. La nascita dell'Università di Trento, la contestazione del 68, il nuovo statuto d'autonomia e la nascita di nuove istituzioni culturali. L'affacciarsi di una nuova generazione di storici ed intellettuali che porterà all'esigenza di altre prospettive per raccontare la storia e il territorio. Insomma, un mondo in fermento con cui la Società di Studi Trentini si dovrà confrontare.